Al corso master dal 4 al 10 marzo ho avuto 4 splendide persone. Tuttavia qualcuno ha avuto più risultati, qualcun altro ne ha avuti di meno. In particolare uno studente di 37 anni che aveva molto potenziale ha ottenuto pochi risultati, mentre dall'altro lato un corsista di 35 anni con poco potenziale ha avuto molti risultati. Perché questa differenza? La discriminante è legata alla serie di filtri che ha posto davanti a sé lo studente con molto potenziale. Ti riporto una serie di esempi. Per essere più concreto, ogni volta che vedeva una ragazza, la reazione era una fra le seguenti frasi: ma questa è troppo giovane, ma questa nemmeno mi guarda, ma se vado lì dice solo una parola e basta, ma questa corre troppo veloce, ma qui c'è troppo rumore. Insomma, io ho passato tutto il weekend a sentire questi filtri che hanno ucciso la possibilità di avere dei risultati. Anteporre delle conclusioni all'azione concreta significa precludersi tutte le opportunità. Dall'altro lato, Vito, il corsista di 35 anni con meno potenziale, agiva in maniera continua e fluida. E sai quali sono state le conseguenze? Ha sviluppato dei punti di attrazione propri della sua persona. Ha dato un bacio venerdì sera, ha conosciuto tantissime ragazze, ha avuto anche altre chance di risultato portando a casa altri numeri. Però Vito ha agito senza filtri, facendo accadere le cose. Le situazioni non piovono dal cielo, le situazioni non prendono forma da sole, ma sei tu che le fai accadere. Se ogni volta trovi un alibi, è più probabile che non succeda nulla. Se invece ti lasci andare e ti godi il momento, magari qualcosa si muove e prende forma. Tutti i filtri che metti fra te e la ragazza sono delle scuse che ti frenano e ti tengono lontano dalla soddisfazione che cerchi. Invece, se ti lasci andare e ti metti anche solo a socializzare, è molto più probabile che qualche ragazza si avvicini a te. Magari potrebbe non essere quella che hai approcciato, ma una sua amica. In questo modo io ho conosciuto la mia ex ragazza. Era un'amica di quella che avevo approcciato inizialmente. Per me era un divertimento. Togliere ogni filtro è come togliere il freno a mano dalla macchina. Le permetti di muoversi.